scappate, mettetevi tutti in salvo, si sta avvicinando qualcosa di indescrivibile alla città. Mi sto dirigendo nel bunker sotto casa mia. Buongiorno a tutti, eccoci all'appuntamento con le notizie. Un recente studio ci informa che ciascuno di noi ingerisce 5 grammi di plastica in 7 giorni, praticamente come se mangiassimo un'intera carta di credito. Circa ogni anno ci finiscono 8 milioni di tonnellate di plastica all'interno dei mari. Praticamente, se continuiamo così, nel 2050 ci sarà più plastica che pesci. Ok. Attenzione, attenzione, mi è appena stato riferito che sta arrivando un tornado di rifiuti. Pare che possa travolgere la città. Mettetevi al riparo e passiamo la linea all'inviato Federico Poletti che ci parla direttamente da Milano 2. Grazie Gaia, qui a Milano c'è un tornado potentissimo. Dentro di me troviamo la gente della scuola Ichisamin che sta raccogliendo i rifiuti di questo tornado gigantesco. Dobbiamo preoccuparci? Sì, probabile. Ma adesso io devo andare a trovare un rifugio, lì nello studio. No, il tornado, no. Meno male che era solo un sogno. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con le news di Sabin Secondaria. Ormai è risaputo del problema ambientale di cui è vittima il pianeta Terra, ma non dovete preoccuparvi perché ci sono molti altri modi che non conosciamo per salvaguardare l'ambiente. Ad esempio, spegnere la luce quando si va via da una stanza, chiudere l'acqua del lavandino quando ci si lava i denti, andare a scuola con la bici o a piedi, raccogliere e non buttare i rifiuti a terra. Questo è tutto per oggi, ci vediamo domani puntualmente con un nuovo appuntamento di Sabin News Secondaria.